siamo il discorso della metodologia applicata, cioè il capitolo che faremo e approfondiremo è fondamentalmente un capitolo applicativo. La grandezza temperatura T, vi ricordo che questa grandezza in termodinamica viene definita come la dU su dS a B costante, ed è una grandezza che la termodinamica evidenzia essere sempre maggiore di zero. Grandezza positiva, grandezza che ha uno zero, in particolare ricordatevi che questo zero è il limite a cui tende qualsiasi valore quando il limite a cui tende qualsiasi valore, ricordatevi il concetto che nel piano TS questo è quel valore che viene individuato come valore zero, cioè il valore al di sotto del quale non esiste descrizione fisica, cioè c'è un principio di Nernst che individua questo valore come il valore al di sotto del quale nessuna legge della fisica è definita. Il problema della temperatura è un problema che investe un fatto banale, cioè il fatto che noi stessi siamo tendenzialmente portati a comportarci da sensore di temperatura. Questo ovviamente crea una serie di errori, perché adesso vedremo i sensori di temperatura sono dei sensori che in cui, ricordatevi, abbiamo sempre detto che un sensore descritto da una catena generalizzata in cui l'ingresso è la grandezza e ovviamente l'uscita è una fascia di valori, bene, quando io vado a parlare di un sensore di temperatura devo far riferimento a una legge fisica fondamentale in cui compaia la grandezza temperatura. Allora, la definizione di temperatura della termodinamica che state studiando con Dell'Isola non va assolutamente bene, perché non riusciamo in nessun modo, né esistono dei misuratori di variazione di energia interna o di entropia, o meglio, certamente non avete mai sentito parlare di entropiometri o misuratori di energia. Quindi questa definizione, che è la definizione della grandezza termodinamica temperatura, non va bene, perché non riusciamo in nessun modo a fare una misura diretta della temperatura in questo modo. L'altra legge della termodinamica in cui compare la temperatura esplicitamente, oltre a questa, è la legge della famosa macchina, il rendimento della macchina ideale di Carnot. Voi sapete che esiste un rendimento definita la macchina di Carnot che è espresso dal rapporto tra le due temperature di questa macchina. In linea teorica quella definizione potrebbe essere usata, ma sapete bene che nel momento stesso in cui parlo di una macchina ideale mi sono automaticamente tagliato ogni opportunità di parlare di
realizzabilità di questa macchina. La macchina ideale è la macchina, virgolette, migliore a cui io posso tendere per le leggi della termodinamica, ma è irrealizzabile. E allora, fatta questa affermazione, vediamo come da questa affermazione apparente di impossibilità di misurare la temperatura, poi riusciamo a trovare una soluzione. La soluzione è che la prima legge a cui facciamo riferimento è quella che mediamente, forse tutti noi ricordiamo, in cui compare esplicitamente la temperatura, è la legge dei gas perfetti. Vi ricordo che questa legge è una legge che descrive un modello e in particolare descrive il comportamento di un gas perfetto ideale, dove il comportamento del gas è, virgolette, sinteticamente descrivibile da questa equazione che lega pressione, volume specifico, o si può anche scrivere P uguale rho RT, no? Per cui densità. Questa che cos'è? La costante universale, e ricordiamoci che questa costante è una R0 diviso la massa molecolare. Nel sistema internazionale, quando andate a leggere il sistema internazionale dell'unità di misura, troverete anche la definizione di questo valore, che vale mnemonicamente all'incirca 8315. Quindi questa legge abbastanza semplice ci consente, se volete, di, individuata la sostanza che è allo stato gassoso e che è per esempio contenuto in un volume di controllo, ok, la sostanza, che significa la sostanza? Significa che io so che cos'è, quindi so andare sulla tavola di Mendeleev e andare a ricavare l'R come R0 uguale 8315, e poi se è ossigeno, che cosa ci compare qua? 32, se azoto compare 28, se idrogeno compare 2, eccetera, 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 giusto? Allora, attenzione, questa legge descrive il comportamento di una sostanza che è allo stato gassoso, una sostanza pura che è allo stato gassoso, e, virgolette, si comporta secondo il modello di gas. Questo modello cosa afferma? Afferma che le molecole di questa sostanza, se, virgolette, occupano tutto lo spazio a disposizione, il che significa che il volume è tendente a zero, si urtano fra di loro nei loro movimenti in maniera elastica, e che quindi nell'interno di questo volume le molecole sono, virgolette, a covolume nullo e dotate di modi disordinati
governati semplicemente dall'ipotesi che le molecole, quando si muovono, si urtano elasticamente. Solo in questo caso, l'equazione è questa. Ok? Se questa è l'equazione, io potrei cominciare a pensare a dei termometri. Perché? Perché metto nel mio volume di controllo una sostanza che alle pressioni e temperature si comporta da gas perfetto e posso misurare la temperatura con due regole: OP è uguale a P con 0 e quindi praticamente a P con 0 uguale costante io ho che il volume è la mia misura, e cioè ho il famoso esercizio della fisica tecnica del pistone che al variare della temperatura sale e scende, e quindi misuro le dilatazioni, o meglio misuro di quanto il pistone si è spostato per capire quanto la temperatura è variata. O se il mio volume è virgolette rigido, ci metto un misuratore di pressione e a volume costante leggo le variazioni di pressione e le variazioni di temperatura. Quindi da una situazione virgolette teoricamente indescrivibile, che è quella della definizione della temperatura, o quella della definizione della legge della termodinamica, che individua nel rendimento della macchina di carbone le due temperature, quindi la possibilità di misurare la temperatura tramite la macchina di carbone, ma tutto questo è irrealizzabile. Quando io scendo a modello di gas perfetto, ho la possibilità, se il mio gas, o meglio la mia sostanza, è descrivibile da questo modello, di misurare la temperatura o tramite una misura di lunghezza o tramite una misura di pressione. I termometri a gas esistono, ce ne sono solo 7 al mondo, in 7 istituti primari, e ovviamente sono dei termometri in cui è realizzato questo schema e all'interno dei quali ci sono delle sostanze che in un ampio campo di temperature si comportano da gas perfetto. Quali sono le uniche sostanze che si comportano in un ampio campo di temperature come gas perfetto? Tavola di Mendeleev, l'ultima colonna sulla destra, i gas nobili, perché sono quei gas monoatomici, d'accordo? Quindi con gli ottetti perfetti e chiusi, che al variare la pressione della temperatura hanno delle molecole che riempiono tutto lo spazio a disposizione e si urtano secondo. Quindi i termometri a gas nella maggioranza dei casi sono a, qual è? A elio. E vi ricordo è 2, giusto? E che quindi giusto? È così o no?
Quanto vale? Eh? Quanto vale? Non è vero. Due, vai, quindi ho. Quattro. L'ho messo a posto in due perché anche l'idrogeno potrebbe andare bene. C'ha un solo difetto, che e cioè la molecola è un poco più complessa. Nella realtà l'elio sta da quest'altro lato, è 4, no, se uno è 1 l'altro è 4 e poi dopo ci sono gli altri che seguono. Allora, i termometri a gas ad elio sono dei termometri primari che mi permettono di misurare la temperatura tramite questi schemi realizzativi che, virgolette, fanno avvenire la misura della temperatura tramite una misura di pressione, o fanno avvenire la misura di temperatura tramite la realizzazione complessa, siete ingegneri meccanici, di un cilindro pistone a perfetta tenuta privo i più possibili di attriti, perché in quella situazione l'eventuale presenza di attrito ovviamente significa che io spendo una parte del lavoro meccanico di espansione per vincere l'attrito. Quindi diciamoci le cose come sono, questo è più difficile da realizzare di questo, perché un cilindro pistone virgolette privo di attrito è estremamente difficile da realizzare. Infatti dei 7 termometri a gas, 5 sono secondo lo schema del volume costante e 2 solamente sono a pressione costante. Questi termometri a gas costituiscono i campioni primari. No, ce ne sono 7, contate che invece gli istituti primari sono circa 50, ok? Perché questo? Per esempio l'Italia non ce l'ha, l'Italia ha fatto la scelta di non avere questo campione primario, perché costa molto, perché è complicato mantenerlo, di conseguenza ce ne sta uno, per esempio, a farvi capire, ce l'ha la Cina, che ha un ottimo istituto di meteorologia. Poi ce l'ha il NIST, che è l'Istituto Nazionale di Washington. Poi ce l'ha il PTB, che sarebbe l'Istituto Nazionale Tedesco. Ce l'ha la Francia e ce l'ha l'Inghilterra. Comunque, torniamo a noi. Allora, questa situazione, attenzione, ricordiamoci anche, perché dobbiamo sempre essere ingegneri, che qui c'è un'affermazione, quindi questa non è una legge come invece potrebbe essere la legge di definizione secondo Carnot, questa è una legge di modelli, io devo essere sicuro che il modello è rispettato, di conseguenza posso fare il termometro a gas solo con l'elio, non lo faccio con l'idrogeno, perché e poi finiamo, attenzione, quando io affermo che le molecole si urtano fra di loro elasticamente, che sembra una cosa abbastanza banale, questo è vero, se solo se le molecole sono perfettamente sferiche e si urtano come palle di biliardo, ok? Per cui si urtano, avete fatto l'esercizio di meccanica, elasticamente la cosa si divide uno rispetto all'altro, eccetera. Quando io comincio ad avere il gas biatomico,
il gas triatomico, il modello è, virgolette, vero solo in limitatissimi campi di pressione e temperatura. Perché? Perché quando io via via fornisco energia al mio gas rarefatto che riempie eccetera, se per esempio io qui c'ho un triatomico, io ho due possibilità: o la molecola è così, o la molecola è così. Allora, per bassi valori di energia, sia questo, fino a 30-40 gradi Kelvin, quando si muovono sono, virgolette, dotati di scarsa energia. I gradi di libertà che si eccitano sono i classici gradi 3 traslazionale e 3 in rotazionale, giusto? 3 in traslazionale e 2 in rotazionale, perché la rotazione su se stesso, il cosiddetto spin, non richiede energia. Allora vedete che solo il complicarsi della forma della molecola cambia l'applicabilità del modello. Oh, detto in termini molto banali, arrivati a 30, 40, 50 gradi Kelvin, il triatomico o questo, è ancora secondo lo schema che quando si urtano elasticamente. Quando io vado a temperature maggiori, a pressioni maggiori, questo continua a, virgolette, avere 3 gradi di libertà traslazionali e 3 rotazionali. Questo ce n'ha 3 traslazionali e 2 rotazionali. Quando si urtano queste lineari, se si urtano ortogonalmente non c'è problema, ma se si urtano così non vale più il principio del lustro elastico. Chiaro? Quindi quanto più la molecola è complicata, quanto più i gradi traslazionali e rotazionali sono complessi, tanto meno probabile è il fatto che gli urti restano elastici. Chi è giocatore di biliardo lo sa. Il biliardo è basato tutto sul fatto che voi comunque quando colpite in qualche maniera certe volte gli date lo spin. Se non glielo date non riuscirete a giocare bene a biliardo. Ok? Quindi, quando poi le molecole diventano quadratomiche o complesse, le cose ovviamente sono inapplicabili. Quindi attenzione, quando i gas sono complessi, applicare il modello di gas perfetto è una forzatura enorme. Pensate semplicemente a uno dei gas con cui avete a che fare sicuramente, che è la CO2, che ha una molecola come questa, fortemente sbilanciata, perché la C e i due atomi di ossigeno sono molto diversi tra di loro. Ok? Bene, la CO2 basta che voi andate a meno 40 gradi Celsius e diventa ghiaccio solido. Lo usate per quando vi vendono i gelati. Quindi, poiché c'è una molecola complessa, l'ipotesi di gas perfetto, la CO2 ovviamente la può rispettare solamente ad alte temperature e virgolette basse pressioni. Basta che voi la raffreddate a meno 30, che non è una cosa difficilissima,
e avete che invece di essere virgolette gas diventa solido, giusto? Perché ricordatevi sempre che c'è una gerarchia energetica: gas, cioè dal solido al liquido al gas, l'energia, scusatemi, ho sbagliato, cresce. Cioè voi per liquefare o gassificare l'uranio dovete arrivare a temperature e quindi contenuti energetici elevatissimi. Il titanio fonde a 1665 gradi, cioè perché la sostanza titanio, che tipicamente è solida, alle temperature e pressioni che caratterizzano il nostro pianeta, se io la voglio, virgolette, fondere, quindi liquefare, non gassificare, liquefare, devo arrivare a 1665 gradi, che è una temperatura altissima, cioè ci vuole moltissima energia. Perché? Perché pesa 200, mi pare, 25, quindi c'ha molecole molto grosse che per arrivare agli stati disordinati tipo gas hanno bisogno di tantissima energia, giusto? Torniamo alla temperatura. Allora, la temperatura a questo punto è una grandezza che deve e può essere misurata solo se io trovo delle leggi fisiche in cui essa è esplicitamente grandezza parametrizzabile. Quindi il primo esempio è questo. Ce ne sono altri di esempi. Abbiamo parlato e discusso del termometro a dilatazione di liquido, in cui vi ricordate la colonna di mercurio di alcol, virgolette, rende possibile una misura della temperatura perché io applico la legge in cui la grandezza temperatura compare esplicitamente. Io so che il liquido termometrico si dilata, dalla dilatazione di questo liquido trasformato tramite il capillare in una dilatazione lineare, io misuro la temperatura tramite una misura di dilatazione lineare della colonnina di liquido. Chiaro? Allora, a questo punto andiamo a capire e a studiare quali sono le leggi in cui la temperatura compare esplicitamente, che mi danno luogo a sensori che, virgolette, rendono la temperatura termodinamica che, mi ricordo, c'ha uno zero ed è crescente, virgolette, riproducibile con una scala pratica. Che altro non è che dire: cari signori, questa è la dichiarazione costitutiva, e cioè la temperatura è la derivata dell'energia interna rispetto all'entropia, volume costante e una grandezza sempre crescente.
quanto poi questo si riproduce in una scala pratica realizzabile è il passaggio dalla definizione alle singole leggi, quindi leggi in cui compare la grandezza T. Chiaro questo passaggio? Io ho una prima dichiarazione di intent immisurabile, perché non riesco a misurare la temperatura del materiale. Devo costruire una scala che, virgolette, rispecchi esattamente quella che è la temperatura, quindi che ci sia coincidenza fra le due, con particolarizzazioni dei singoli modelli con l'utilizzo di leggi in cui compare esplicitamente la grandezza temporale. Queste leggi mi danno luogo ai possibili sensori. Chiaro? Allora, se avete metabolizzato questo, io a questo punto già comincio ad andare verso le soluzioni. Questo sicuramente l'avete visto, è ormai diventato un soprammobile, e se andate a Berlino, nel centro commerciale più grande, c'è questo termometro di Galileo realizzato a livello di dimensioni che sono ordine di grandezza 5 piani, con queste sfere che, virgolette, portano, se non lo scassate lo potete guardare, portano praticamente sotto il valore della temperatura. Allora, Galileo, la temperatura è una grandezza di cui ovviamente l'uomo ha avuto sempre percezione. Noi siamo dei percettori della temperatura, ma non siamo assolutamente dei sensori. E se ci ragionate un po', la rivoluzione industriale, la termodinamica che si sviluppa intorno al 1800 è quella che poi vi dà la svolta per cui noi oggi riusciamo a trasformare con l'energia, con fenomeni che sono di trasformazione energetica connessa a tutte le varie forme e quindi di misurabilità del livello di energia che è la temperatura. Prima della rivoluzione industriale, che c'era? Sicuramente quelli che di voi che hanno fatto un po' il liceo classico sanno che Aristotele aveva diviso in quattro categorie, freddo, tiepido, caldo, eccetera. Ma non c'era una misurabilità. Il primo che si rende conto e cerca di risolvere il problema, se andate a Firenze, andate a vedere il Museo di Galilei e dell'Accademia del Cilento, è Galileo che, virgolette, razionalizza quello strumento che si basa praticamente su che cosa? Questo termometro si chiama termometro infingardo perché è molto lento, quindi è pigro. E qual è il principio su cui si basa? Si basa sul fatto che ci sono delle sfere di diversa massa, ovviamente peso, ma estremamente vicine una all'altra, che galleggiano via via che, qua c'è alcol di vino, quindi quello è alcol, lo spirito, quello che si compra, che al variare della temperatura varia di densità.
E quindi la spinta Archimedei che controbilancia, quindi dovete fare semplicemente l'equazione nella quale qua ci sta massa per accelerazione di gravità, e poi vi ricordate il principio di Archimede che dice che ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto che è pari a che cosa? Alla massa di fluido spostato, ma la massa del fluido è la densità per il volume rimane costante, ma la densità varia della temperatura. Quindi quel termometro di Galileo, a casa vostra, molto lentamente si deve scaldare tutto l'alcol di vino, a variare la temperatura, varia la spinta di Archimede. Man mano ci sono delle sfere che si avvicinano e altre che invece. Quindi il principio galileano è un principio in cui io devo avere l'equilibrio fra peso e spinta. Se avete la possibilità andate a fare il bagno nel lago di Tiberiade che è molto alto e riuscite a leggere il giornale senza bagnare. Perché talmente salato che la spinta mentre nel mare normale voi non riuscite neanche a intaccare a paperella nell'acqua che è salatissima, quindi ha una densità di mare. Allora questo Galileo lo inventa, siamo agli inizi del 1600 e lo dà al Granduca, perché qual era il problema tecnologico che doveva in quel momento risolvere? Siamo negli inizi del 1600. Il problema era il mantenimento di una temperatura costante nelle cantine, perché se la temperatura saliva troppo, nelle 128 equazioni di fermentazione che caratterizzano il vino ne vanno il vino bolle se la cantina non è fredda. Quindi il problema era, per garantire una certa qualità, che nelle cantine non si superasse mai il vapore, perché altrimenti il vapore diventa poi pessimo perché si accedono a tutte le cantine. Questo era il problema del tecnologico che poi io ritrovo. Ok? Non c'erano nel 1600 virgolette tecniche di misura o tecnologie che richiedevano il controllo. Benissimo, quindi partiamo da Galileo. Poi che cosa succede? Galileo definisce questo, il Granduca, ma secondo me non è il Granduca, ragiona sul termometro che abbiamo visto, e cioè il termometro ad alcol di vino, quindi V è uguale a V con 0 per 1 più alfa T, che diventa L uguale a L con 0 per 1 più alfa T, cioè termometro a bulbo che, virgolette, viene riempito per la prima volta di mercurio da Gabriele Fahrenheit. Quindi chi ha l'intuito che il fluido migliore fosse il mercurio ce l'ha Gabriele Fahrenheit. Siamo alla fine del 1600. Prima, nell'Accademia del Cimento, la sostanza era sempre lo stesso alcol di vino, e credo che alcuni dei termometrini che ancora sono in vendita per la virgolette misura della temperatura ambientale sono a base alcol. I tre liquidi che vengono a essere utilizzati come riempimento sono acqua, alcol di vino e mercurio. Giusto? Attenzione!
nella realizzazione dei vari misuratori di temperatura e quindi nel passaggio dal concetto di temperatura termodinamica a quello di temperatura pratica, c'è un problema che anche la termodinamica non ha risolto, che è il fatto che io conosco lo zero. I tempi che io non si conoscevo più. E poi per fare la scala io devo fare qualcosa, quindi devo definire un secondo punto. Bene, il secondo punto che il sistema internazionale definisce arbitrariamente per convenzione internazionale è il famoso 273,16, che è lo zero della scala ammessa centigrada. Cioè anche il sistema internazionale fa un'arbitrarietà nel definire la scala della temperatura ed è riconoscere come valore zero il valore di fusione della sostanza acqua, passaggio di fase liquido-solido o solido-liquido, che vale nella scala assoluta 273,15. Il 16 è perché poi in un secondo momento si è scelto non più il passaggio di fase ma il punto triplo dell'acqua. Quindi la scala ha bisogno di uno zero e poi di una seconda arbitrarietà che in qualsiasi momento può essere cambiata. Giusto? L'unico meccanismo che giustifica questa arbitrarietà è la certezza che il fenomeno fisico scelto avvenga sempre e universalmente alla stessa temperatura. Bene, Galileo non c'era arrivato, c'era arrivato Sebastiano Bartolo, che è un allievo di Galileo, che definisce la scala come valore zero, punto di fusione dell'acqua, e questo punto è riproducibile a meno degli effetti della pressione atmosferica. Ma ricordatevi, subito dopo Galileo c'è stato Riccelli. Tra il 600 e il 700 la pressione atmosferica viene finalmente individuata e misurata. Quindi Sebastiano Bartolo, allievo di Galileo, riesce a capire che questo punto di fusione dell'acqua, d'accordo, è alla pressione convenzionale di 760 e virgolette a una temperatura che è, scusate, 760, questo punto è riproducibile dove? Quindi primo intuito. Secondo intuito un poco più errato. Benissimo, se il passaggio di fase liquido-solido avviene a 0 gradi, l'altro passaggio di fase, quello liquido-vapore, potrebbe essere l'altro estremo della scala. E infatti la scala centigrada si sviluppa dall'affermazione di Sebastiano Bartolo e dalla seconda individuazione. Quindi questo è 0 gradi centigradi, e poi il secondo punto è 100, che è il punto di ebollizione. Attenzione! Mentre lo 0 risente pochissimo della pressione ambiente, nel senso che l'influenza nel processo di aggregazione fra molecole liquide che, virgolette,
diventano solido, e quindi ricordatevi, nella famosa gerarchia gas, liquido, solido, il passaggio liquido-solido è un passaggio in cui le distanze intermolecolari non diminuiscono di molto, anzi quasi nulla, ma il passaggio liquido-solido è quel passaggio che a parità di distanza intermolecolare le molecole che nel liquido potevano assumere qualsiasi posizione uno rispetto all'altro, virgolette, a causa della sottrazione di energia, rimangono fisse nello spazio uno rispetto all'altro. Allora, in questa fenomenologia l'influenza della pressione scarsa, perché la pressione dov'è che fa giocare molto? Sul passaggio liquido-gas, cioè quando voi mettete la pentola a bollire, l'evaporazione è il passaggio della molecola dallo stato virgolette liquido allo stato solido, fortemente influenzato dalla pressione atmosferica, fortemente influenzato. Quindi questo centro è stato individuato dopo lo zero fondamentalmente perché bisognava prima avere la percezione torricelliana e quindi la misurabilità della pressione, e dopo la possibilità di riprodurre a pressione costante e uguale a quella dello zero il valore certo. Detto in termini banali, se andate a Roccaraso l'acqua bolle leggermente prima. La pasta si mangia prima. Ok, ma le ruote bisognerebbe sgonfiare. E se ci sono stato 2 settimane fa, il barometro che sta là segna sempre per tempo perché non l'hanno ritardato. Cioè, ci sono questi fatti. Allora, attenzione, non era semplice capire questo fatto. Solo dopo Torricelli si capisce che 100 è un valore fisso e ripetibile se la pressione è sempre la stessa. Se no, al variare della pressione, quel valore può essere 101 o 99, giusto? Seconda piccola variazione, perché altrimenti vi chiedete la pausa. Acqua che bolle. Avete il vostro termometro, l'avete messo nell'acqua in ghiaccio, nella grattachecca, e poi diciamo, voglio misurare 100. Metto l'acqua a bollire e metto il termometro nella mia pentola, dove sotto ci sta la bella fiamma. Misurate al momento in cui si deve buttare la pasta, che temperatura avete sul termometro, così come lo schematizzato, sicuramente di più di 100. Perché? Cioè, sembrerebbe contraddire il concetto che abbiamo virgolette concordato. Perché se non lo schermate, e cioè se il vostro termometro non c'ha davanti o intorno un qualche cosa che lo scherma dall'irraggiamento, e cioè in particolare da quella quota di energia che lascia le superfici solide solo perché la superficie solida è a temperatura diversa da zero,
Il raggiamento è un fenomeno collegato fondamentalmente alle superfici solide, che man mano che aumentano la loro temperatura emettono energia radiante. Bene, quando voi mettete la pentola e qui sotto la vostra fiamma, la famosa fiamma blu del metano sta a 900-950 gradi, okay, il fondo della pentola, nonostante che sia ovviamente a contatto con l'acqua che sta riscaldando, comunque sta a 130-140-150, quindi emette radiazione secondo la legge della radiazione, che lega la quantità di energia alla quanta potenza della temperatura. Allora, il termometro che voi andate a immergere, se non è protetto dalla radiazione, legge di più. Perché? Perché vede il fondo, vede le pareti che rispetto al liquido sono più calde. In un continuo raffreddarsi e riscaldarsi, quindi c'è di più. Okay? La stessa cosa è quando io dico, attenzione, se noi ci atteggiamo a sensori di temperatura, i signori che stanno lì rispetto ai signori che stanno qui, quelli sentono più caldo di quelli che stanno qui, perché hanno l'energia radiante che li colpisce. E la temperatura però dell'aria è molto simile fra quelli, in quanto temperatura dell'aria. Perché? Perché non abbiamo sfatto, o meglio, loro sono in una posizione in cui c'è anche radiazione. E il sensore uomo scambia per convezione, conduzione e irraggiamento. Chiaro? Tant'è che per fare i gradini e dimagrire e sudare molto, vi mettete quelle tute metallizzate, che altro non fanno che creare intorno a voi questa specie di cuscinetto che può figurare col sudore, eccetera, ed in più impediscono a quel cuscinetto di irraggiare. La probabilità di dimagrire è elevatissima, ma anche quella che vi viene un coccolone. Che poi alla fine, ricordatevi, il sensore centrale, quello che sta nel cervello, o meglio nel timo, mantiene la temperatura degli organi interni a 36,5 gradi. Questo è il suo ordine categorico. Se poi le periferie vanno a temperatura superiore o inferiore, a un certo punto nella codifica del timo le abbandona. Chiaro? Quindi, benissimo, se questo è cretino e continua a correre, io lo faccio svenire perché devo salvare il cervello e il cuore, il fegato, eccetera, eccetera. Poi, se quello è stupido, fatti dei suoi, dimagrirà. Mette. Chiaro? Attenzione a queste cose. Quindi, torniamo allora alle scale. La scala è zero arbitrario. Questo è un fatto che facciamo noi come sistema internazionale. Se non adottiamo il sistema internazionale, questo valore potrebbe cambiare in qualsiasi modo. Poi ci sono tanti punti fissi, tanti, ce ne sono 14 più 11 secondari, che sono sempre per il sistema internazionale riconosciuti come dei valori riproducibili in maniera universale. Di temperatura nota. Cioè, io vorrei farvi capire, attenzione, la famosa scala delle temperature continua, non esiste. Siamo noi che la costruiamo per punti. E quindi ci sono gli istituti meteorologici che hanno
E poi ovviamente anche lui qui c'è la voce, no? Dunque poi costruisce la riferibilità della grandezza temporale. Hanno dei punti fissi e ripetibili che vengono riprodotti e all'interno dei quali il vostro sensore viene tarato per confronto. Cioè il vostro sensore di temperatura viene immerso nell'acqua e ghiaccio, viene immerso in punti di fusione di particolari sali. Io non li voglio sapere. Dovete sapere che ce ne sono 11 più 14, 11 principali, e che il concetto fondamentale è che esistono, sono individuati nel sistema internazionale questi punti che permettono la taratura poi degli strumenti che vengono usati per la continuità, o meglio all'interno di questi valori 0-100 non è che ci sta un altro valore intermedio o più valori intermedi. Un termometro viene tarato a 0, a 100, e poi quello che legge là in mezzo è ovviamente la continuità della scala pratica delle temperature. Quindi la scala pratica, che ovviamente è resa coincidente con la scala termodinamica, è una scala ottenuta per punti e che mi permette a questo punto di saper misurare con strumenti continui le varie tipologie e valori di temperatura. C'è una pausa di 5 minuti? Sì.